Finzione o realtà quella che contraddistingue le vicende giudiziarie dei grandi sindaci italiani? Partiamo dall'ultimo caso. Beppe Sala, il sindaco di Milano, è stato prosciolto oggi per l'appalto degli alberi dell'Expo. Sostanzialmente la procura di Milano diceva che aveva commesso un abuso d'ufficio e qualcosa di più, perché aveva affidato, senza una gara europea ma per un affidamento diretto ad un'azienda, la fornitura di questi alberi da 4,3 milioni. Si chiamano essenze arboree. Bene, in realtà non si tratta di alcun abuso, secondo il GIP, che in udienza preliminare ha quindi assolto il sindaco di Milano. Finisce bene quel che è finito bene. Anche per la Raggi è stata una vicenda giudiziaria a metterla su tutte le pagine dei giornali, e riguardava la nomina del suo capo di segreteria, che si chiama Salvatore Romeo. In quel caso, a chiedere l'archiviazione della sindaca Virginia Raggi è stato addirittura la procura, i PM che indagavano. Allora, qual è la morale di queste due storie? Che quello del sindaco è un mestiere difficile, l'abbiamo detto tante volte, l'abuso d'ufficio è dietro l'angolo. Ma pensateci un po' bene, in questo mondo, in realtà, in cui per un commerciante, un artigiano, un imprenditore, un professionista è tutto complicato, ci sono leggi su tutto, norme su tutto, bene, per evitare corruzioni e malversazioni, oggi per gli amministratori pubblici vi è una ragnatela di rischi per i quali spesso conviene non far nulla, non operare, stare buoni e fermi. Questo è il modo migliore per gestire male la cosa pubblica, non facendo assolutamente nulla. Certo, poi c'è, come insegna il caso della Vincenzi, condannata a 5 anni per omicidio plurimo colposo per non aver mosso le leve giuste durante l'alluvione di Genova. Beh, in quel caso ci sono addirittura condanne più che esemplari. Diamoci una calmata, non è attraverso questa magistratura molto brava e operosa e attraverso queste leggi molto dettagliate che risolviamo i grandi problemi di corruzione di questo paese. Meno regole forse servirebbero.